Buonasera a tutti, 20 e 34 in diretta dallo studio centrale di TV 2000. Oggi voglio parlare della donna, ma non tanto perché è la festa della donna, perché bisogna festeggiarla tutti i giorni e quotidianamente, ma vogliamo soprattutto sottolineare il difficile rapporto che c'è tra la donna e il mondo del lavoro. Ci sono tante difficoltà, ma anche delle opportunità e anche la voglia di rimettersi sempre in gioco. E vi presentiamo due storie e due ospiti che ringraziamo per la presenza nei nostri studi, il segretario confederale della CISL, Liliana Ocmin, nata in Perù, possiamo dirlo, è entrata clandestinamente nel nostro paese, ha fatto tanti piccoli lavori, si è laureata, ha preso un master, si è laureata in giurisprudenza ed ora è la prima donna straniera ai vertici di un sindacato nazionale del nostro paese. Buonasera, è un'imprenditrice, che non nasce come imprenditrice, la presentiamo subito, Miranda Pisione, titolare delle Golosizie di Miranda, ma è una sceneggiatrice. Quindi tante fiction, tanti film che abbiamo visto nel nostro paese vengono anche dalla sua mano, dalla capacità di scrivere. Però a un certo punto bisogna in qualche modo avere creatività anche del mondo del lavoro e ha deciso di mettersi in proprio, di creare una linea molto interessante di prodotti, ci spiegherà cosa, e soprattutto oggi ha vinto un premio alla Camera di Commercio di Roma, è stata tra i quattro premiati come imprese femminili dell'anno. Bravo. E allora partiamo subito dalla, chiaramente potete chiamare al nostro numero verde 822 88 96, soprattutto voi che state a casa, donne e non, per dirci le difficoltà che si vive in questo momento di crisi economica nel mondo del lavoro. Partiamo proprio dal segretario, chiaramente non ne parliamo, la difficoltà economica è enorme, per le donne è doppia rispetto a tanti altri aspetti. Però bisogna dare anche una parola di speranza. Cosa è cambiato? Lei che viene da un paese e da una situazione difficile. In Italia spesso ci lamentiamo, ma è proprio così? O bisogna stringere i denti e in qualche modo le donne hanno più tenacia, più caparbietà, più determinazione? Bene, essenzialmente poi oggi incombe anche la crisi, quindi il rischio che il peso più pesante sia appunto pagato dalle donne, in particolare i giovani ed in particolare nel sud, è un dato che ormai ce lo confermano non solo i dati ISTAT, i rapporti OCSE e tutto il resto. È chiaro che la difficoltà alla donna rappresenta le poche opportunità che ha di accesso al lavoro, le difficoltà che trova quando diventa madre e spesso anche le dimissioni in bianco è uno strumento utilizzato e quando poi deve conciliare famiglia e lavoro, quando il problema della cura della famiglia viene scaricato sulle spalle delle donne, quando le difficoltà di conciliazione per la carenza di strutture, di infrastrutture, mi riferisco in particolare a asili nido, quando manca l'attenzione anche in una cultura che è legata appunto ai fenomeni di violenza che oggi, come dire, rappresentiamo anche un primato delicato, 124 morte l'ultimo anno, non credo che sia un dato che non può riguardare a tutta la società civile e credo che questo è uno dei temi che è legato agli aspetti culturali che dovremmo affrontare seriamente. Tornando alla sua storia personale, che ha colpito poi tanti nel corso di questi anni, qual è stato, l'abbiamo raccontato un po' prima, qual è stato il momento più difficile che ha vissuto venendo nel nostro paese, dovendo vincere una prima fase è proprio il fatto di essere straniera, di integrarsi, di studiare, di imparare la nostra lingua, poi di raggiungere i vertici di un sindacato. Guardi, io penso che a 20 anni si sogna e ha la determinazione, il coraggio che un ventenne può avere e il vantaggio, il bagaglio di determinazione. E credo che quando uno a 20 anni impara anche dalle difficoltà, dal cominciare dal basso, dal non avere nessuna certezza, non avere la fortuna di avere una famiglia vicino, diventa una capacità di sopravvivenza che viene fuori. Quello che oggi manca spesso e volentieri ai nostri giovani. Penso che l'occasione di poter vivere la vita davvero con le difficoltà dà la possibilità di creare carattere in una persona. Io credo che questa è stata la mia fortuna, non è un vanto essere entrata clandestinamente, credo che dietro l'ingresso dei clandestini ci sia un problema gravissimo che è legato al traffico internazionale degli esseri umani, sottovalutato all'interno della Unione Europea, perché l'Europa stessa non affronta con serietà 800.000 persone che ovviamente mercanti dei sogni vendono il loro ingresso. Le difficoltà sono state tante, certo, non ho mai biasimato e credo che il coraggio di continuare a lavorare con lavori umili, e bisogna tornare anche lì alla centralità del valore del lavoro. Io ho fatto la badante, la babysitter, ma contemporaneamente ho sempre studiato, preparavo i miei esami, anche se era giurisprudenza, in una settimana, in 15 giorni. Non sono un genio, sono una persona normalissima. La determinazione, la voglia di non fare quei lavori che magari erano forti, rudi, che non potevi farlo per sempre perché sono difficili, insomma. Davvero importante questo soprattutto per i giovani di oggi. Ma arriviamo all'altra storia, d'impresa. Allora, diciamo che lei nasce, è ancora una sceneggiatrice, sì. Scrive tanto,
Io dico solamente una cosa che conoscono bene a casa, Capri, che è una fiction che è andata in onda. Capri. Molte di quelle, alcune di quelle puntate sono state scritte da lei, ma ci sono altre cose. Parecchie. Poi perché a un certo punto ha deciso non di cambiare? Lei mi ha specificato questo aspetto. Io non ho deciso di cambiare, ma di continuare un percorso. E poi si arriva al premio di oggi alla Camera di Commercio di Roma. Sì, che è molto molto importante, per un motivo molto semplice, ma adesso lo spiegherò brevemente in pochi minuti. Dunque, è molto semplice, deciso anche io, molto 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 giovane, che volevo fare questo mestiere che aveva un nome abbastanza curioso. In Italia si chiama sceneggiatore, mentre uno crede che sia chi disegna le scene, chi fa altre cose. In realtà è solo la persona che scrive le battute che poi un attore dirà, che racconta le storie che poi verranno viste in televisione. Quindi in qualche modo è molto 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 vicina alle persone. A me è sempre piaciuto questo modo di entrare nelle case di persone, delle persone, portare un sorriso, alleviare magari una serata, essere vicino. Quindi questo è uno dei motivi, portare un sorriso, con cui ho cominciato questo lavoro. Per cui tanti prodotti che portano anche il sorriso, come Medico in Famiglia, Capri o prodotti di questo genere, sono prodotti che ho fatto e io. E poi perché questa svolta? Raccontiamo la svolta importante. La svolta importante è dovuta in realtà proprio a consigli, tra virgolette, amicali, per cui amicali e di famiglia, nel senso che si scrive, si sta molto seduti e poi ci si alza, c'è chi fa gardening, che sceneggiatori che fanno altro. A lei piaceva cucinare? Moltissimo. E moltissimo, allora? Moltissimo. Quindi ho cominciato a inventare delle ricette, ho cominciato a fare cene per amici e poi ho cominciato a fare queste mie marmellate con idee molto particolari di vino. E pian piano ho cominciato, una decina d'anni fa, a lavorare su quelli che erano i regali di Natale, i miei, quelli di altri. È diventata talmente importante che alla fine è venuto fuori, beh, questa cosa non puoi non farla. Lei c'è una linea di stamattina... Ho visto la Camera di Commercio, una linea di prodotti, di marmellate, di confetture, molto creative, visto anche appunto il suo lavoro iniziale, tutte dedicate alle donne poi, con tutti i nomi di donne, vero? Sì, io questo modo è proprio il modo di lavorare con la psicologia dei personaggi, guardare quello che c'è dentro le persone, quello che c'è dentro le donne, perché c'è molto da raccontare, e racconto in qualche modo sia le storie dei personaggi, racconto anche le mie marmellate. Ci racconti due confetture particolari con due nomi, prima abbiamo qualche istante di pubblicità, poi ci sono tante altre sorprese, ci allora, racconti proprio rapidamente. Vorrei raccontare intanto Ipazia. Ipazia, grande donna che ha sacrificato la propria vita per le proprie idee, quindi una donna estremamente importante, una grande matematica quando ancora si pensava che le donne non sapessero pensare, una grande filosofa, e siccome era una mente brillante io ho pensato a un prodotto brillante, ecco il prosecco, prodotto italiano molto importante, con una goccia di amarezza, un po' di pompelmo, e quindi di conseguenza ho inventato questo prodotto. E allora qualche istante di pubblicità, torniamo in studio ancora con le nostre due ospiti e poi un collegamento con un giovane, questa volta un giovane imprenditore maschietto che è stato uno dei primi a creare le società a responsabilità limitata, le SRL a un euro, questa nuova legge. Ma funziona davvero? Ecco, voi che state a casa, volete mettere su una piccola struttura imprenditoriale? È possibile? Ci sono problemi? Poi alla fine non vi danno i finanziamenti, lo chiederemo a uno dei primi che ha avuto questa idea. Vediamo come sta a Londra in questo momento, ci collegheremo con lui per capire se funziona o meno questo provvedimento di legge recente che è stato approvato tra qualche istante. Rientriamo in studio 20:46, stiamo parlando di donne, donne e lavoro, non solo le difficoltà che sono tante, le conosciamo un po' tutti, ma anche le opportunità che è importante. Allora vorrei partire proprio dalla nostra imprenditrice Miranda Pisione per parlare. Cosa conta di più? Diamo un suggerimento a chi sta a casa, magari una donna ha studiato, ha preso una laurea, non riesce a fare quel lavoro che vorrebbe, lei lo diceva prima, bisogna in qualche modo guardare anche a quello che offre il mercato, come ha fatto lei, ma conta più l'idea o altro? L'idea è fondamentale, perché l'idea bisogna averla e ognuno di noi ha comunque un'idea, la tenacia è fondamentale, però bisogna scontrarsi con la realtà. Cioè, nel senso, bisogna avere dei feedback, bisogna chiedere a dei consulenti, bisogna chiedere Camera di Commercio, BIC, ci sono tante strutture che aiutano i giovani imprenditori o gli aspiranti imprenditori e imprenditrici ad avere,
a passare dal concetto bellezza del mio sogno, lo cullo, vorrei fare questo, sarebbe la mia gioia, eccetera, oppure arrivare ad essere un'imprenditrice. E tra qualche istante sentiremo un giovane da questo punto di vista. Segretario, lei va spesso in giro per il paese, soprattutto nel mezzogiorno d'Italia, dove la realtà è ancora più complicata. I propri dati di oggi parlano di una disoccupazione femminile altissima, c'è proprio una difficoltà di inserimento enorme. Allora, però voi state in qualche modo anche come sindacato sponsorizzando, tra virgolette, idee come quelle delle cooperative, all'interno dei progetti, ci sono delle opportunità che vanno sfruttate nel nostro paese, spesso non se ne conoscono neanche l'esistenza. Sì, effettivamente c'è anche una buona gioventù, quella attiva, quella che si mette in gioco, quella che fa attraverso l'associazionismo la possibilità del recupero dei beni sequestrati alla mafia, che li dedica all'agricoltura, che si crea anche animatori per gli anziani, per gli ospizi, che si crea lì anche ci sono la possibilità, opportunità reali. Ma certo, noi credo che dovremmo smettere di pensare che il servizio della cura e l'assistenza agli anziani in non autosufficienza deve essere fatto solo dalla popolazione immigrata. Io credo che la sfida vera sia anche di creare condizioni di valorizzazione del lavoro con tutti i dovuti passaggi professionalizzanti, valorizzazione, qualifiche professionali, ma dove sarà una frontiera, foriera di occupazione il settore dell'assistenza agli anziani. Non può essere oggi scaricato soprattutto sulle spalle delle donne immigrate. Io credo che è un prezzo troppo alto e che oggi sono quelle che pagano le conseguenze e talvolta anche sacrificando la propria famiglia. Di questo penso che dovremmo prenderne atto e molte esperienze positive ce ne sono in giro. E allora, per capire poi nella realtà dei fatti, come dicevamo prima, scontrarsi, creare un'idea d'impresa, e poi quanto è difficile? È possibile creare una società, una SRL a un euro, solo un euro, questa è la nuova legge che è partita da qualche mese. Siamo in collegamento, è a Londra in questo momento, proprio per motivi di lavoro, Matteo Sabetta, ventenne, dinamico, titolare dell'Izmol, un progetto, lei ha fatto una delle prime società in Italia ad un euro, ma davvero le è costato un euro o poi tra le tante... La burocrazia italiana alla fine le è venuto a costare molto di più. Ci dica la verità. Buonasera. Buonasera, sì, buonasera e auguri a tutte le donne innanzitutto. E allora, guardate, la difficoltà, diciamo, nel creare l'SRL quella a un euro è stata più che altro nell'attesa che dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale c'è stata l'attuazione per poter partire. Il costo, come dicevate, è c'è un piccolo costo del registro della Camera di Commercio, quindi 180 euro più il diritto camerale. Il vantaggio è che viene azzerato il costo, l'onorario del notaio, che diciamo che fa il servizio della Costituzione a costo zero. Quindi sicuramente è un grosso vantaggio per chi va a iniziare con una nuova azienda e vuole iniziare con un SRL che comunque è una società di capitali e ti dà ovviamente delle garanzie in più. Ecco Matteo, lei ha creato una piattaforma molto bella che dovrà partire tra poco, una sorta di grande, possiamo dire, di grande casa commerciale dove è possibile da parte di creare, ognuno può comprarsi un piccolo pezzetto di negozio online e vendere i propri prodotti in tutto il mondo, è sicuramente esatto. Un qualcosa di innovativo e partirà tra pochissimo, mi dica la verità, ma lei da ventenne ha avuto sempre questo sogno di fare l'imprenditore o pensava e aspirava ad altro e poi ha cambiato, ha detto non c'è possibilità di inserirmi e faccio l'imprenditore, mi invento questo lavoro, ci crede davvero in pratica? Sì, io considero da quando sono piccolo che ho sempre l'interesse a farmi un'attività mia, infatti la mia famiglia che mi sopporta da quando sono veramente piccolo. Io diciamo mi sono sempre dedicato al 100%, anche di più, su ogni mia idea e credevo nelle mie idee. Questa non è la prima azienda che avvio e diciamo per ora sto avendo qualche buon risultato, ecco. L'azienda, sì, questa qui partirà verso fine aprile, è una sorta di centro commerciale online, quindi ecco, un servizio innovativo che permette appunto, come diceva, alle aziende di poter avviare un'attività di commercio elettronico online. Grazie Matteo, in bocca al lupo e quando tornerà, perché so che per motivi di lavoro sta contattando molte persone a Londra, vedremo come andrà questa azienda, è importante dare fiducia ai giovani. Esatto. Allora nel giro conclusivo ai nostri ospiti, partiamo dall'imprenditrice, quanto bisogna dare di fiducia ai giovani, alle giovani generazioni? Spesso c'è una parola
magica che non rientra mai nel nostro paese, meritocrazia. Bisogna scontrarsi con lei, con chi si scontra? Con le banche, con la burocrazia, con gli uffici comunali. Quanto è difficile mettersi un'impresa? Bisognerebbe snellire tutto? Bisognerebbe, però bisognerebbe anche ragionare sul fatto che è vero che ci sono degli scontri, ma ci sono anche molti incontri. E gli incontri, con bellissime persone. E questo è molto bello, incontri positivi per crescere. Molto, molto positivi. Quindi bisogna guardare sempre in positivo, sì, è la sua indicazione. Questa è la forza. Non demordere. Segretario, allora, avete una piattaforma, perché si parla di donne, è importante anche ricordarle certe cose, è importante, voi state elaborando una sorta di piattaforma come sindacato proprio per tutelare maggiormente le donne, un po' nei luoghi di lavoro, ma anche e soprattutto nella contrattazione, che è importante perché vengono un po' penalizzate le donne da un punto di vista anche contrattuale. Ci abbiamo pochi minuti. I dati sono chiaramente confortanti perché c'è un grande impegno. Oggi abbiamo dedicato sicuramente la giornata contro la violenza sulle donne, ma la CIS già dal 2009 a questa piattaforma che sta sperimentando nei campi e nei posti di lavoro e che soprattutto tende a valorizzare la contrattazione secondo livello, dove ovviamente la prevenzione sulla salute e la sicurezza per poter, come dire, stanare quelle abitudini culturali che spesso si annidano in ambienti discriminatori con poca valorizzazione del merito e con poca valorizzazione anche di quelle condizioni femminili. Il mobbing è un altro fenomeno molto presente nell'ambiente del lavoro, non ne parliamo sul gap salariale e sulle difficoltà dei percorsi di carriera. Non ultimo abbiamo ottenuto, e domani saranno presentati alcuni dati, la settimana prossima, sulle dimissioni in bianco. Per noi è ben chiaro che bisogna agire preventivamente, ma anche intercettare nei luoghi di lavoro quegli elementi che creano discriminazione e violenza sulle donne. Noi sappiamo che la violenza è anche nei luoghi familiari, sappiamo che c'è il tema del traffico internazionale, della manodopera, su cui noi teniamo molto a cuore per prevenire quelle condizioni di sfruttamento del lavoro in nero. Io credo che bisogna seriamente affrontare questi temi. Una battuta finale, proprio in 10 secondi. Lei da 20 anni in Italia, è nata in Perù, è arrivata in Italia, farebbe venire delle altre persone nel nostro paese, visto la situazione complessiva occupazionale economica? Ci crede ancora il nostro paese, proprio in 10 secondi? Se riusciamo a usare politiche di immigratorie che consentano un approccio di governabilità, io credo che l'Italia e l'immigrazione è una grande opportunità. Se dobbiamo subire un fenomeno dell'immigrazione e soprattutto alimentare un ingresso clandestino, un ingresso nero, non va bene così. Subire l'immigrazione non aiuta nessuno e soprattutto non fa rispettare la dignità di questi lavoratori. Alla nostra imprenditrice invece, lei imprenditrice andrebbe fuori, abbandonerebbe questo paese per mettere su la stessa attività d'impresa fuori dai confini nazionali? Proprio in 10 secondi. Amo molto l'Italia, i miei prodotti sono molto italiani, vivo molto l'Italia, parlo le lingue, vado fuori, sicuramente mi piace che le persone all'estero amino il mio prodotto, ma sono italiana e sono molto fiera di essere italiana. L'orgoglio italiano esce sempre fuori e questo è un bene un po' forse per questo paese. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Liliana, grazie Ocmin, a segretario confederale della CISL, e a Miranda Pisione, titolare delle golosizie di Miranda, questa azienda che oggi ha avuto il premio dalla Camera di Commercio di Roma. Grazie a tutti voi, domani sera torna come sempre anche lunedì il cuore dei giorni Indaco Sport, noi ci vediamo martedì ed ora TGTG, telegiornale a confronto, grazie a tutti e buona serata.